Non so proprio. Sì, sono io in crisi, no? Voi, io più di voi. Perché? Ma per Cosimo? Vabbè, sì, io non me l'aspettavo sicuramente. Sicuramente non me l'aspettavo. Sono un po' nella merda. Perché, vabbè, secondo me avete fatto un lavoro, magari rischiando, tu soprattutto, proprio. Però ti sei preso un... Siete andati a scuoterli, a chiedergli di parlare. Avete fatto una cosa giusta, secondo me. Perché lei diceva, le critiche costruttive, magari le critiche costruttive, il problema è che non fate critiche costruttive o non costruttive, dite solo se mi piace o non mi piace, passa tutto così. Non è verissimo, cioè, è un po' è vero, in certi casi è stato così, non sempre. Non sembra, chiaro. Alcune volte, sì. Io però su di noi c'è proprio un'attenzione differente rispetto all'attenzione che danno loro. Ah, tu sei cresciuta, tu forse perché la loro storia dall'inizio ad adesso è stata un po' più travagliata. Esatto. Se io faccio uno sforzo, mi fa piacere ricevere un riscontro che sia positivo o negativo, però. Ma infatti io dimmelo. Ti dico. Perché io da sola devo puntualizzare su una cosa ovvia, no? Su un lavoro enorme che è stato fatto magari su Aerosky. Perché lui deve puntualizzare sull'hip hop e sulle cose? Perché lui deve puntualizzare sul fatto che sei nell'anima è difficilissima. E tu mi conosci ormai, Eli, quindi il bello è che lo posso dire tranquillamente. Perché sembra che se no, altrimenti se non mi dai un punto, io mi arrabbio perché non mi dai il punto e fine, è morta lì. Io sono il primo a sapere quando mi merito, quando non mi merito. Ci stava il punto magari a Thomas, io non lo metto in dubbio. Però sono i commenti, ecco, sono alcune cose che dicono che trovo un po' senza senso anche quando non hanno preso il punto loro. Cioè. È normale che se io in puntata mi sento di Shady è migliorata, la vedo che è uscita dal guscio e io che mi butto per terra e recito una parte con Andreas che è una cosa nuova che non abbiamo mai fatto. Mm. Io non ho mai cantato con un ballerino. Quello per me è una grande crescita. Non viene riconosciuta così. Secondo me forse la lezione numero uno per tutti noi, cioè mi metto in mezzo anch'io, magari stiamo tutti più concentrati su noi stessi, cioè su voi stessi, senza più pensare troppo, incagliarsi anche su un pensiero dei giudici, pur ovviamente rispettandolo assolutamente, però pensando di fare bene in generale. Io quel lavoro lì lo faccio su di me, non mi do mai dei limiti su una cosa, pur avendo un carattere orrendo su me stessa. Non è una predisposizione a non pensare bene che ti ferma. Se la tua volontà è più grande di quel pensiero, è quello che vi consiglio adesso. Cercate di far pesare di più la volontà di far bene. Pensate più alla ricerca su voi stessi, pensate di più a quello che potete migliorare rispetto a cosa potrebbero pensare di voi. Tu sei cambiata proprio completamente, hai come assorbito il serale, l'hai digerito, l'hai capito, adesso ci vai. Andrea, se io ti lascerò oggi a essere un po' più così, perché non posso capire, non posso neanche immaginare cosa gira nel tuo cervello. Però sai che cioè io sono sincera su quello che vedo, cerco di essere un po' una specie di guardiana. Se c'è qualcosa che sento e non so neanche io perché che puoi far meglio, io te l'ho sempre detto, certo. E sempre te lo dirò. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie!